Cari amici, bentornati al nostro appuntamento con il mormorio di un vento leggero in compagnia di Mario Adinolfi, che ringrazio. Allora, ciao Mario, grazie. Dunque, noi siamo in prossimità, infatti vogliamo parlare un po' di questo, di una festa che è molto cara a tutti chi ha la possibilità di festeggiarlo, chi può fare un pensiero, come sono io, per la sua mamma che non è più su questa terra, ma naturalmente non si può dimenticare, cioè la festa della mamma. Allora, vogliamo un po' chiacchierare di questa circostanza, vero Mario? Perché è successo qualche cosa, poi casomai lo facciamo fare. Allora ti metto subito in onda. Ecco Mario, è vero, la festa della mamma. Esatto, la festa della mamma è domenica tradizionalmente, lo ricordo a noi figli distratti, che è la seconda domenica di maggio. Questa è una cosa che poi le mamme non ci perdonano, se ce lo dimentichiamo, non essendo una data codificata e dovendo fare i calcoli con le domeniche, può capitare di dimenticarsela. A me è capitato nei confronti di mia madre e veramente sono stati guai, quindi facciamo una trasmissione anche a memoria di tutti i figli affinché non si dimentichino dopo domani di fare gli auguri per la festa della mamma. Mia madre mi diceva sempre: mi bastano gli auguri, mi basta che te lo sei ricordato, diciamo così. Siccome non capitava tutti gli anni, soprattutto quando ero un adolescente un po' più discolo, diciamo così, da allora in poi faccio sempre in modo di tenere a mente questa seconda domenica di maggio, anche perché poi in giro per il mondo le date della Mother's Day sono diverse. Noi in Italia però è la seconda di maggio, quindi la seconda domenica di maggio. E volevo far vedere, perché tu Mario mi hai cortesemente così inviato un paio di articoli, volevo far vedere ai nostri amici a casa un non so come definirlo, diciamo stravagante, ecco perché certi termini io non li uso, articolo apparso sul Fatto Quotidiano. Eccolo qua: saluto, avere un figlio potrebbe non essere una buona idea, costano in denaro e in salute, provocano un calo della felicità e fanno male al pianeta. L'inchiesta shock, tra le altre cose, si dice che un figlio costa in media al pianeta ben 58,6 tonnellate di anidride carbonica all'anno. Quindi combustione di 24 pari a 24 tonnellate di carbone. Poi dice: non c'è alcun miglioramento generale della felicità quando si fanno figli, che è scioccante per la maggior parte delle persone. Tra le altre cose, poi si dice in questa inchiesta che sto scorrendo sullo schermo, ecco, tra le altre cose poi si dice: rilevanza cruciale del denaro nella questione dei bambini dal punto di vista della salute della donna, potrebbe esserci un prezzo piuttosto alto da pagare. Ci sono ancora molte cose che non sappiamo su come la gravidanza influisca sul cervello. Ecco, certamente ha influito qualcosa di negativo sul cervello di chi scrive un articolo di questo genere, però ecco, ci sono, quindi in prossimità della festa della mamma abbiamo questa inchiesta shock con un'altra iniziativa, no, che mette la Stampa a titolo di notizia, no, perché la Stampa va a dire: un po' la Franzoni la capisco, la tazza per la festa della mamma che scatena polemica sul web. Ricordiamo che la Franzoni è quella donna che ha purtroppo malauguratamente, insomma, ucciso i propri figli. Quindi, allora, ci sono queste cose curiose, no? In prossimità della festa della mamma, l'inchiesta pubblicata dal Fatto, divulgata dal Fatto, non prodotta da loro, e poi questa bella tazza, no? Un po' la Franzoni la capisco. L'inchiesta è molto grave perché è di New Scientist. New Scientist è una rivista scientifica molto nota e anche molto autorevole, non è un giornale di passaggio, diciamo così, che ci racconta come stia progredendo nella società occidentale una cultura che io chiamo antimaterna, cioè qui la finalità è dissuadere le donne dall'avere figli. Il racconto
è il racconto della fatica della maternità, che è un elemento che io non voglio assolutamente negare, anzi, io lo sottolineo sempre. Io dico sempre che il lavoro di mamma è un lavoro che in termini, diciamo così, astratti, nessuno desidererebbe mai. 365 giorni all'anno di lavoro, senza soste, senza ferie, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, nei giorni festivi il carico di lavoro aumenta, non diminuisce, devi essere disponibile la notte per qualsiasi emergenza. In termini astratti, se l'uomo fosse un oggetto inanimato, dovremmo dire: ma chi mai vorrebbe assumersi quel tipo di lavoro? La tristezza di tutto questo è che c'è chi sta soffiando su un fuoco, che è il fuoco dell'egoismo dell'essere umano, per spegnere invece un elemento di natura. L'elemento di natura qual è? È che se io credo, chiedi a qualsiasi genitore qual è il giorno più bello della sua vita, ti dirà il giorno in cui sono nati i miei figli. È persino un cliché, perché indubbiamente ha quella forza, quell'evento che vivi in maniera così dirompente da dire: mi sta succedendo qualcosa di incredibile, e verso questo frugoletto che viene al mondo cosa accade? Scatta una forma d'amore incondizionata, naturale. Quel figlio potrà fare qualsiasi cosa e tu, non c'è niente da fare, sarai sempre suo padre. Il fatto che poi siamo tutti figli, tu hai appena ricordato tua madre, quindi hai il rapporto che ti porta a quella memoria, anche se tua madre non c'è più, questo elemento ci consegna a una memoria condivisa, ognuno di noi, io anche io, mio papà non c'è più, la genitorialità è un'espressione forte che travalica la presenza, ci tiene legati alle nostre radici, alle nostre origini, ci fa dire chi siamo, perché proprio materialmente poi noi siamo fatti dall'incrocio della storia, della vicenda, del DNA, dei cromosomi di nostro padre e nostra madre. Qui siamo davanti al bivio, Don Francesco, è il vero bivio della vita. Oggi è una giornata un po', ecco, la prendo un po' simpaticamente, a me la tazza sulla Franzoni mi ha pure strappato un sorriso, perché è talmente cinica e orrenda che appartiene a quel territorio che si chiama Black Humor, che è un humor britannico, diciamo così, anglofono prevalentemente. Io ho una radice australiana, la mia mamma è australiana, e capisco un po' quel tipo di black humor che c'è dietro a un oggetto del genere, ma allo stesso tempo l'oggetto è raccapricciante. Cioè, l'idea che uno possa pensare di fare una tazza celebrativa per una donna che ha ammazzato in momento di esasperazione suo figlio di 3 anni, beh, capisci bene che assurge a episodi orrendo. Ripeto, non la produzione della tazza, in una società in cui abbiamo ormai materializzato tutto, persino la materializzazione di un pensiero orrendo diventa quasi una cosa naturale, infatti ne discutiamo, non sono state sequestrate le tazze, ne stiamo discutendo. Mi preoccupa che sorga quel tipo di pensiero, perché quel tipo di pensiero è collegato, il tipo di pensiero può essere una battuta di black humor su cui uno fa le valutazioni che vuole, ma è collegato alla richiesta scientifica che ti ho voluto mandare, che cerca di disinnescare l'elemento naturale, anche la tua commozione nel pensare a tua madre, no? Deve essere disinnescata per renderci tutti talmente soli, talmente incapaci di quell'amore, ripeto, incondizionato. Tutti gli altri elementi d'amore, lo voglio dire, anche l'amore coniugale, ha degli elementi, diciamo così, di rapporto di interesse. L'elemento del rapporto di amore puro si vive solo nel rapporto genitori-figli. E lo sappiamo perché siamo stati tutti figli. Però questa conoscenza, la scienza, quella tonitruante dell'attuale pensiero unico, vuole disinnescarcelo dalla testa. Vuole togliercelo quel pensiero, vuole toglierci quella radice, vuole porci davanti a un'oggettività della fatica
dell'essere madri. Per dire alle donne, volete una vita migliore? Come dice, quella è la cosa grave di New Scientist, dice più felice? Volete una vita più felice? Non fate figli. Allora, davanti a questo, noi dobbiamo porre un alt immediato, tanto perché è falso, perché è un dato scientificamente falso. Io posso produrre l'elenco di decine di mie conoscenze di donne che arrivano in tarda età a voler avere figli perché prima si sono preoccupate della loro carriera o della loro, virgolette, felicità, che poi equivale alla libertà o al libertinaggio. E poi quando arrivano a voler avere figli, magari a 38, a 40, a 42 anni, scoprono che la natura non acconsente a questo passaggio e non riescono ad averli. E allora vedi come queste donne diventano frustrate, diventano preoccupate, diventano angosciate, perché c'è quella cosa che si chiama campanello biologico, che in realtà ci chiama tutti ad avere, soprattutto se donne, quel tipo di istinto. E dunque la ricerca di New Scientist è pericolosa perché è falsa. Ancora una volta è una ricerca ideologica. Certo che noi, penso alla mia vita familiare, da quando sono arrivate le bambine, ormai tanti anni fa, abbiamo avuto una vita più complicata di quando eravamo liberi e fidanzati e facevamo come ci pare. Certo, ma puoi farmi la domanda un milione di volte. Con tutte le difficoltà, e ti assicuro spesso enormi, spesso sembrano insormontabili, dell'essere genitore, se tu mi dici faresti un passo indietro, la macchina del tempo, la attiveresti per tornare alla stagione in cui le tue figlie non c'erano, ma prova a dirlo a qualsiasi genitore, non esiste proprio una cosa del genere, non esiste, nonostante, lo ripeto, mai come in questa stagione l'essere genitore e in particolare essere madre sia un qualcosa di faticosissimo. Mia moglie è una madre che si è dedicata ai figli, è considerata una ragazza, una donna ormai quasi 40 anni di serie B, perché non si è realizzata nel lavoro. Mia madre è una donna che ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia, ha avuto due figli, uno sono io, non è una grande impresa, diciamo. L'altra figlia purtroppo si è suicidata, mio padre è morto, ha attraversato un dolore infinito questa donna, ha dedicato tutta la sua esistenza a lenire le ferite della nostra famiglia. Cosa oggi dallo Stato come riconoscimento? Niente, zero, come se non fosse esistito il lavoro che ha compiuto in questa società. Allora io dico, dovremmo fare una campagna proprio tutta contraria a quella del New Scientist per riconoscere il valore sociale e lavorativo della donna madre, soprattutto in una stagione come questa in cui la denatalità è il principale cancro del nostro paese. Dovremmo fare proprio l'esatto contrario dell'inneggiare alla Franzoni, l'esatto contrario della ricerca del New Scientist, premiare, valorizzare, eroicizzare la figura materna, e invece stiamo facendo la oppressione della donna madre per raccontare alle donne che è meglio non avere figli. Pensa quanto è impazzita la nostra società, caro Don Francesco. Allora, questa occasione della festa della mamma a Canale 5, l'ho già detto, oggi lo ripeto qui da te, l'ho ripetuto in questo libro Contro l'aborto, che è un libro che dedica evidentemente, la dedica d'apertura è proprio alle donne che hanno avuto il coraggio di averli i figli e di non negare ai figli la vita. È un'occasione per ricordare che lavoro fanno le mamme, ricordare quanto è faticoso essere madre, ma allo stesso tempo ricordare al mondo che senza figli non c'è futuro, e la gioia dell'essere genitore è sempre incomparabile rispetto a qualsiasi sofferenza, che certamente ci sarà, perché non è per nessuno una passeggiata, soprattutto in questi tempi, essere genitori, ma niente ti ripaga da quell'amore incondizionato che per almeno una cosa noi viviamo.
lo viviamo senza prezzo, senza dover pensare a cosa ci arriverà in cambio, anzi in cambio spesso ci arriva l'astio adolescenziale dei nostri figli, la contestazione, il conflitto, la fatica tutti i giorni per una ragione piuttosto che per l'altra, ma niente vale la gioia dell'essere lì dentro quel percorso che crea le condizioni per una persona nuova di essere anche una nuova persona che si apre la vita dentro un contesto in cui tu fai qualche, in qualche modo da apripista. Io penso che questa occasione della festa della mamma ci debba costringere a questa riflessione e ci debba anche mettere sulle barricate, però, perché quegli articoli che ti ho mandato purtroppo non sono articoli episodici. C'è una nuova moda dell'ambientalismo antimaterno che è fenomenale, pericolosissima. Questa cosa che hai letto, cosa ci dice? Il bambino inquina. Il bambino inquina, grazie al cavolo. Pure la macchina elettrica che ci vogliono far comprare per forza, per costruirla inquina. Per avere le batterie al litio che ti servono per la macchina elettrica, devi svolgere lavori per estrarre il litio clamorosamente faticosi dal punto di vista ambientale. Ma ne vale la pena o no? Questo è il punto sempre che devi porre al centro della riflessione. Certo. Perché se tu il racconto lo fai solo asettico e lo costruisci solo come se fossimo tutti non dotati d'anima o se vuoi di nervi, di sinapsi, di sangue e di carne, e allora ci vuoi raccontare invece come oggetti inanimati, allora fai il banale calcolo, diciamo così, sulle tonnellate di CO2 prodotta, ma questo non racconta neanche una delle bellezze della vita umana nascente e della maternità che l'accompagna. Allora guarda Mario, mentre parlavi io così sono andato a riprendere una mail, perché purtroppo in questa settimana è accaduto che una bambina di 10 anni che mi ha chiesto di essere ammessa, noi facciamo la cresima a 11, no, in parrocchia, di farlo un anno prima perché purtroppo il suo papà ha un tumore alle ossa. Quindi la mamma è venuta e dice guarda, speriamo che ci sia la festa della cresima. Perché? Quindi avremo la cresima il 21, però purtroppo il suo papà se n'è andato lunedì, quindi per 10 giorni non ce l'ha fatta. Prima però di andarsene, il papà ha scritto una cosa che abbiamo letto all'inizio del funerale, e sapendo quindi che non ce l'avrebbe fatta, e dice così: mi chiamo Antonino De Pasquale, padre di 2 bambine in cui vivrò e sarò accanto a loro anche se non mi vedranno, che sono tutti ciò che ho mai desiderato, amato, voluto e cresciuto più di ogni altra cosa. Allora questo, no, è quella mail che lui ha mandato quando era ancora cosciente e capiva che non ce l'avrebbe fatta essere presente alla festa della sua bambina che farà fra 8 giorni. Non ce l'ha fatta, però ha voluto dire questa cosa qui. Io non so se la rivista scientifica può, come dire, ecco, spiegare, giustificare questa eccezione per loro, perché queste bambine inquinano, capisci? Queste, e tra l'altro, no, perché è una lettera molto lunga, dice: sono 2 bambine stupende, bellissime, rompiscatole come tutte le bambine di questo mondo, no, per cui ti dice proprio, ecco. E io penso che la questione sia questa, cioè cosa vuol dire essere felici? Vuol dire amare, vuol dire dare un senso ai tuoi sacrifici, o vuol dire evitare ogni sacrificio? O vuol dire no, perché penso che la questione poi alla fine sia questa. Cioè, hai centrato il punto. Io non direi neanche amare, cosa vuol dire vivere? Esatto. Cioè vivere, che cos'è? Vivere è schivare le pallottole e stare sempre al riparo? E allora vivi del tugurio, e allora vivi chiuso in te stesso, vivi secondo quello schema terribile che sta apprendendo molti nostri ragazzi, si chiamano Ikikijimori, sono ragazzi che si rinchiudono nella loro stanza e non vogliono avere contatti con nessuno, perché il contatto è di per sé un elemento di sofferenza. Dunque si rinchiudono in un mondo fatto di social, di computer, di telefonino,
e non escono più al mondo, perché se tu insegni questo, che la vita deve essere il, diciamo così, schivare il disagio e evitare il confronto, evitare il conflitto, evitare la fatica, e beh, allora quello lo fai stando fermo chiuso dentro una stanza. Lo ha intuito già Blaise Pascal ormai quasi 500 anni fa. Però dentro a quella stanza poi non sai che fare, dentro a quella stanza ti assale quella noia, quella annui, dice Blaise Pascal, che ti porta dritto alla disperazione. E noi stiamo costruendo un mondo che sta andando dritto alla disperazione. Questa è la verità, perché non abbiamo più una capacità neanche di leggerlo, Blaise Pascal. Il 99% delle persone a cui lo dovessimo chiedere penserebbe che sia un centrocampista della Francia, della nazionale francese. Questa è la tragedia. La cultura la costruiamo con New Scientist, esatto. Mentre invece la cultura è qualcosa di profondo, appartiene alle nostre storie, alle nostre tradizioni, a ciò che siamo stati, saremo ciò che siamo stati. E se questo non lo vogliono capire e vogliono solo provare a troncare le radici, perché troncando le radici, e la prima radice è la genitorialità evidentemente, noi diventiamo persone sole e quindi abilmente manovrabili, questo gioco ormai è chiaro, questo gioco è purtroppo esplicito, e a questo gioco dobbiamo sottrarci da cristiani senza dubbio, ma da esseri umani, perché ci stanno costruendo un romanzo distopico. A me sembra di stare dentro 1984 di Orwell, di stare dentro una condizione da Blade Runner, se vogliamo arrivare al cinema. Insomma, è veramente una continua arrivare di notizie, di ricerche, di modalità d'espressione. Ogni volta che c'è una storia storta in una famiglia viene enfatizzata sui giornali, dura settimane l'analisi di come quel papà cattivo che ha ucciso, lo so, ce n'è uno ogni tanto, non c'è niente da fare, il male esiste nella nostra società, però lo dite che ci sono 10 milioni di mamme, 10 milioni, nonostante tutto quello che sta succedendo contro la maternità, 10 milioni di mamme di figli minori in Italia, 10 milioni. Ora, io per carità, la Franzoni so che è una, ma è una rispetto a 10 milioni. E allora vogliamo rendere onore a quei 9.999.000 che invece tutti i giorni si fanno un mazzo così, perché si fanno un mazzo così, non riconosciute, non aiutate, nella disperazione alcune volte, perché alcune volte hai voglia di raccontare che il lavoro emancipa le donne. Il lavoro qualche volta è lavare le scale, ma non 1, 2, 5, 10 volte. Sono centinaia di migliaia di donne che fanno i lavori domestici per conto altrui, che fanno le commesse. Non ti liberi facendo la commessa del supermercato piuttosto che la madre. Lo vogliamo spiegare a loro signori? Mi trovai in una trasmissione a Canale 5 in cui mi spiegavano che una ragazza incinta che lavorava vendendo le cartelle al bingo, e poiché sapeva il padrone che era incinta, lei non l'aveva detto per cercare di continuare a lavorare, la spinse nella stanza fumatori del bingo in maniera che lei si costringesse a licenziarsi. Capito qual è la considerazione della maternità? E quelle mi dicevano i sacrosanti politicanti e sindacalisti che avevo contro di me in quella discussione, che la forza era la tutela del lavoro di quella ragazza e non della sua maternità. Ma la tutela è quella della maternità, viva Dio, e di mettere in condizione quella ragazza di essere libera, di essere madre, senza il condizionamento di un padrone schiavista che le fa vendere le cartelle del bingo ai fumatori. Perché emancipazione è questa? Io trovai in un dibattito con tre giornaliste, tre colleghe, che mi dissero: ah, voi proponete il reddito di maternità di 1.000 euro al mese per ogni mamma per i primi 8 anni di vita del figlio. E questa ragazza, signora, mi disse: ma 1.000 euro sono argent de poche, vuol dire spiccioli in tasca. Detta mica di Repubblica, ma mica tutte le donne fanno le giornaliste di Repubblica, ma dove vivi? 1.000 euro al mese per una donna normale sono la libertà, sono
la possibilità di essere madri libere. Lo vedete che non capite quello che state raccontando perché non lo conoscete. Pensate che il vostro mondo sia il mondo. Andate in mezza Italia, a Nocera Inferiore, a Vibo Valentia, e raccontate quanto valgono 1.000 euro al mese per una donna del sud, costretta magari a fare lavori a nero per tenere in piedi la famiglia e poter essere madre. Ma purtroppo ci schiantiamo su un mondo di iperprivilegiati che queste cose neanche le capiscono, perché non ce le hanno davanti, non le vedono. E allora non le capiscono, ti dicono 1.000 euro, argent de poche, in francese, che spiega tutto. Sembrava la regina Maria Antonietta quando disse: ah, hanno fame, mangino brioche. Sono sempre così i cosiddetti, diciamo, potenti della società quando la società è in grave difficoltà. Liberiamo la donna, ma liberiamola davvero. Liberiamola nella possibilità di essere madre, di scegliere di essere madre nella condizione migliore possibile. Ci sono provvedimenti che si possono prendere, il reddito di maternità è una proposta concreta e costerebbe pochissimo, perché purtroppo sono pochissime le donne che ogni anno fanno i figli, quindi il costo sarebbe irrisorio rispetto ad altre scelte che pure sono state fatte dai vari governi di sussidio a varie aree della società. L'unica area che veramente ha bisogno di essere sostenuta, secondo me, è quella della maternità, perché abbiamo il primo cancro del paese che si chiama denatalità e la prima comparto del paese che ha bisogno di aiuto è quello delle mamme, in particolare delle giovani mamme, che altrimenti saranno preda di quegli articoli che oggi abbiamo letto in trasmissione. Ecco, guarda, un'ultima battuta, Mario, per poi lasciarti andare agli altri impegni che so che ti prendono, e cioè questa: proprio oggi, no, vedevo i giornali, parlano degli stati generali della natalità e le previsioni dicono, cioè, ma questi, voglio dire, questi articoli, questi che hanno, neanche i conti sanno fare, no? Perché poi si prevede nei prossimi anni, adesso mi sembra andare al 2042, un abbassamento del 18% del PIL, il che vuol dire una catastrofe economica, con un aumento degli anziani, per cui che non sai come fare a mantenerli. Allora è saggio guardare dei conti, cioè non capisci la filosofia, non capisci la cultura, non capisci l'antropologia. Capisci però le cifre. Di fronte a questo c'è comunque una certa, come dire, ecco, distacco, disaffezione, non considerazione o qualcosa di questo genere. E ti volevo chiedere cosa pensi di quella proposta, se non sbaglio, che è stata fatta di una fiscalità a favore della madre. Credo che provvedimenti come quello che tu dici, e cioè il reddito di maternità, dovrebbero esserci tutte e due. Ecco, questo è quello che penso io. Sia una fiscalità agevolata, sia, perché è così drammatico, sia un reddito di maternità che ti consente. Tu cosa dici? Sono provvedimenti che possono avere un loro senso e una loro efficacia? Sono scettico, perché da 50 anni sento parlare della fiscalità per la famiglia. E da 50 anni è un argomento della campagna elettorale che non viene mai, e dico mai, poi messo in pratica. Io dico reddito di maternità perché il reddito di maternità è una rottura culturale. Costruirebbe una frattura, perché riconoscerebbe il ruolo lavorativo della madre e permetterebbe alla madre di dire: di lavoro cosa fai? Faccio la mamma. Ok? Oggi, se dici di lavoro faccio la commessa, sei una lavoratrice. Se di lavoro lavo le scale, sei una lavoratrice. Se di lavoro curo la famiglia, mi dedico 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno a questa, che è la principale funzione sociale di cui abbiamo bisogno, non hai niente. Se non fai questo salto culturale, sarai a fare sempre gli stati generali della natalità, in cui a ogni stato generale della natalità diranno: bisogna fare la fiscalità per la famiglia e per la madre. Tutte le volte identico, due volte l'anno escono i dati Istat sulla natalità e tutti diranno: oh, addio, guarda, c'è la denatalità, proponiamo la defiscalizzazione. Tutte le volte
ormai sono 15 anni che abbiamo l'abbattimento, il record negativo di natalità in Italia, 15 anni consecutivi, e 15 anni facciamo la stessa tarantella due volte l'anno. Allora, o rompi culturalmente questo piano, e poiché, lo ripeto, questa nostra proposta fu copiata dal Presidente del Consiglio attuale in una campagna elettorale del 2019, la propose lei, ce la copiò, io mi ero pure arrabbiato, però va bene, l'hai copiata, va bene, mettila in pratica, hai più forza di me. Però mettila in pratica, perché quella rottura che finalmente ti dice la donna madre è una lavoratrice equiparabile agli altri lavoratori è l'unico passaggio con cui noi risolveremo questa questione. Perché il mio problema è risolvere la questione. Se io ti do 96.000 euro in 8 anni, risolvo la questione, riempio di nuovo le culle. E se non la risolvo, l'hai detto bene te, le cifre sono già scritte, non c'è niente da immaginarsi. L'Italia va, come si dice a Napoli, a capa sotto. E non c'è niente da fare, è scritto. Perché l'invecchiamento della popolazione non può essere sorretto da una natalità così bassa. Perché l'invecchiamento significa pensioni, significa assistenza, significa sanità, e ovviamente l'aumento di questi costi non può essere sorretto da una società che non ha giovani, cioè non ha lavoratori che pagano questo tipo di servizi. Certo. Non è che ci vuole uno scienziato per capirlo. Allora, poiché serve assolutamente, su questo sono tutti d'accordo, almeno due volte l'anno, che riparta la curva di natalità, e le hanno provate tutte, l'assegno unico, hanno inventato qualsiasi cosa, lo stesso che organizza adesso gli stati generali è quello dell'assegno unico. Ma io ho sempre detto, assegno unico non serve a niente, non farà cambiare in niente la natalità di questo paese, infatti è ancora peggiorata con la, anche con l'assegno unico. L'unica strada si chiama reddito di maternità. Tu domani fai un figlio, 1.000 euro al mese per 8 anni di vita del figlio, se non vai a lavorare, così puoi scegliere, fa fare un lavoro, una mansione del cavolo, o fare la mamma. E poiché nella nostra società ci servono le mamme, noi le paghiamo. Facile, semplice, chiaro, l'uovo di Colombo. La legge che ho scritto su questa cosa, depositata in Corte di Cassazione, ha un articolo solo, quello che ti ho detto. Allora, i soldi vengono prelevati dal cosiddetto reddito di cittadinanza, che non serve a niente e fa solo imbrogliare i lavoratori a nero del sud, perché questa è la verità. E infatti è stato già decurtato. Ma decurtato per farci che? Per dare le armi? Eh no, e allora qui viene qui il mio singhiozzo, diciamo, da cristiano pro-life, e dico, li voglio per la vita e per la maternità, non per dare altri soldi a Zelensky, e 30 miliardi di dollari sono sufficienti per fare la guerra, diciamo così, arrivati da tutto il mondo, per fare la guerra alla Russia. Vogliamo un futuro di pace, e di pace per i nostri figli, che dobbiamo assolutamente avere per poter vedere rinascere l'Italia, altrimenti l'Italia è morta. Allora, guarda, grazie Mario, siccome so che hai la possibilità, ricordarglielo, la Meloni che ti ha copiato questo, chissà che una rinfrescata di memoria non produca l'effetto desiderato, quindi chissà, e questo penso che sia così un mio suggerimento buono. Ma sai che ti dicono, donne, dicono che noi vogliamo riportare la donna schiava dentro le mura domestiche, sì, hanno basta. Paura di passare per retrogradi, hanno questo tema della subalternità culturale, vogliono tutti sembrare moderni. Vengo da Treviso, ho fatto la presentazione di Contro l'aborto ieri a Treviso, lì il governatore Zaia, l'abbiamo discusso in una puntata del Mormorio, ha proposto l'eutanasia, perché così fa moderno, sì. Ha fatto votare la mozione in consiglio regionale. Non ragionano, hanno un problema di subalternità, vogliono sembrare al passo con i tempi, con i cosiddetti diritti civili, senza capire che i diritti civili non esistono, i veri diritti civili, esatto, sono i diritti delle mamme, dei figli, delle persone più deboli della società, non esatto, il libero diritto di ammazzare i vecchi e gli anziani e i depressi con l'iniezione di Stato. Lì non c'è nessun diritto civile, c'è la resa alla morte, che è la resa che purtroppo l'Italia rischia di fare davanti alla battaglia cruciale, che è quella tra la cultura della vita, cioè la maternità, e la cultura della morte, che è fatta di aborti, eutanasia, suicidio assistito, droghe libere e altre follie
che vengono proposte dal pensiero unico di questo mondo. Ecco, guarda Mario, io ricordo che quando io ero già un po' avanzato, tu eri giovane, facevi una bella, hai fatto una serie di incontri in vari teatri che si intitolava così: contro i falsi miti di progresso. Ecco, esatto. I falsi miti di progresso, no? Quello che dicevi tu, una subalternità culturale, no? Questi falsi miti di progresso. Ecco, allora vediamo di noi dalla nostra postazione, lo ricordiamo e l'abbiamo combattuto. E mi sembra giusto, oltre a ringraziare Mario, ecco, chiudere la nostra puntata dicendo grazie a tutte le mamme, augurando una buona, doverosa festa della mamma, e siccome ognuno, come dire, ha la sua, allora a me piace concludere dicendo auguri mamma, e so che questo è la cosa che lei apprezza di più, come la tua, Mario, basta che ti ricordi. Grazie, esatto. Grazie ai nostri telespettatori dell'attenzione, grazie a Mario, arrivederci a venerdì prossimo.